Buongiorno a tutti, oggi sono nell'headquarter cremonese di Paolo Magli, CEO di MIS, Magli Intermodal Service. MIS dal 2011 utilizza modelli di trasporto intermodale per offrire soluzioni logistiche integrate e sostenibili che contribuiscono allo sviluppo di un modello di economia circolare per il settore dei prodotti metallici, siderurgici e dei rifiuti. Corretto? Corretto, del bulk in generale, diciamo. Okay. Buongiorno a tutti. Da qualche anno MIS ha scelto ENGIE come partner strategico per crescere sempre di più tecnologie, risorse, quindi talenti, e la propria cultura aziendale, mettendo al centro le persone. Da settembre è ufficialmente nella community di Be The First grazie alla certificazione Best People First. Benvenuto Paolo. Grazie Angie. Come stai? Bene, grazie, tutto a posto. Parlaci del tuo 2023 e di come per le persone oggi sono protagoniste della crescita integrata di MIS. 2023, un anno chiave, come del resto tutti gli ultimi anni, ma diciamo che è un anno chiave soprattutto per quanto riguarda le persone e il valore delle persone all'interno della nostra azienda. Dunque, è un 23 di trasformazione, come tutti gli ultimi anni, un 23 dove diciamo che finiamo certi percorsi avviati in passato, soprattutto all'interno con parte del nostro personale, e si aprono comunque nuovi percorsi, nuove vie, perché comunque noi lanciamo la palla sempre avanti e tentiamo nuove sfide, ma mentre tentiamo nuove sfide con numeri e con valori, le tentiamo soprattutto al nostro interno, perché il marketing parte, secondo noi, all'interno della nostra azienda, con i nostri dipendenti, con i nostri collaboratori soprattutto. Che belle parole, Paolo. Grazie. Da chi poi fa comunicazione, sentire che il marketing parte dall'interno marketing è veramente la chiave, no? È la chiave, perché comunque l'azienda, come dico sempre a tutti i miei ragazzi, uno è nemico in assoluto di tutto, uno da solo non può fare, è il team. E il valore delle persone all'interno di un sistema di lavoro che rende comunque l'azienda efficace, efficiente, bella e sostenibile. Come Best People First ti sta aiutando nella realizzazione della tua visione? Ci sta aiutando tantissimo, perché Best People First allora il vostro software arriva soprattutto dopo una serie di percorsi fatti con tutto il nostro management, e non solo, stiamo allargando praticamente la consulenza e la crescita e tutto quello che è la parte relativa allo sviluppo dell'attività del personale. E Best People First ci sta aiutando perché dopo una serie di percorsi fatti, partiti da un paio di anni ormai, praticamente va a coronare una parte di sacrifici fatta dall'azienda, ma soprattutto dai membri dell'azienda, e va praticamente a certificare, a tangere, a vedere esattamente come tutto questo percorso poi nella realtà viene messo a terra e sviluppato. Cosa significa oggi per te essere certificato e riconosciuto come un'azienda che ha davvero forte impatto umano? Perché sai, ci sono tante aziende che parlano di human centric, di tante attività, poi però nella realtà e nel concreto ci sono pochissime attività che danno seguito poi a questo tipo di certificazione. Esatto, allora la certificazione ovviamente per noi è il premio e siamo contenti di averla fatta, ma non siamo, l'importante è l'averla presa. Non è stato l'obiettivo del prendere la certificazione, ma noi siamo partiti convinti di fare un percorso, no? Questo percorso poi è stato coronato con la certificazione, ma quello che è la validità non è, cioè la certificazione in sé non sarebbe nulla senza aver fatto tutto quello che viene prima. C'è della ciccia. C'è tanta ciccia, è per quello che venga la certificazione, perché è un po' la coppa quando vai a prenderla, perché hai vinto un torneo, ma l'importante è averlo vinto, certo. Cioè aver fatto tutti i preliminari, essere arrivato in fondo e aver vinto poi la partita finale, insomma. Si dice che la cosa più importante non è la meta, ma è il viaggio, no? È il viaggio, che poi e soprattutto deve essere divertente questo viaggio, sì. Perché sennò non ce n'è. Divertente tra l'altro insieme a tutte le tue persone, perché poi questo tipo di progetto vi vede protagonisti nella vostra totalità. Della nostra totalità, e soprattutto diciamo che
sei partita chiedendo il 2023 cosa significa soprattutto a livello di crescita all'interno per il nostro personale, il 2023 significa che verticalizzeremo ancora di più su tutti i ruoli dell'azienda. Il sistema Engie, posso chiamarlo sistema certo. Engie, non vi offendete, no? Assolutamente no. Perché cercheremo di far partecipare più gente possibile in tutti i ruoli dell'azienda, perché noi riteniamo che tutti siano importanti e fondamentali per fare una squadra, e verticalizzeremo il più possibile all'interno dei reparti la crescita dal punto di vista personale, facendo comunque corsi di formazione e coaching e tutto quello che serve per comunque avere sempre un team affiatato, vincente e soprattutto concertativo tra loro e che formino delle vere squadre, perché l'importante è la squadra, il team. Quando si dice mettere al centro le persone davvero. Sono i progetti interni che vi vedono protagonisti e soprattutto con quali obiettivi? Quindi entriamo un pochino nel merito. Prego. Di questo progetto enorme, grandissimo, importantissimo per tutti voi, per capire proprio quali sono i progetti, quali sono i temi. Beh, i temi di sostenibilità ovviamente, perché sostenibilità è una parola che è in bocca a tutti oggi e per noi è un mantra, cioè anzi Vangelo, Bibbia, quello che si preferisce mettere al centro, nel senso che la sostenibilità per noi passa attraverso la crescita delle persone, in primis. Noi siamo anche un'azienda molto sostenibile perché comunque abbiamo abbracciato anche la parte green effettiva nel lavoro, cioè tecnicamente. Spiegaci meglio. Allora, noi siamo tra i primi utilizzatori, non gli unici, ci mancherebbe, e meno male, però siamo tra i primi utilizzatori di sistemi intermodali, dunque abbattiamo CO2 utilizzando sistemi puliti, quelli che oggi vengono chiamati green, e dunque facciamo anche della sostenibilità per il pianeta. Parlo della sostenibilità, quella che magari più comunemente è conosciuta dalla gente. Quando si parla di sostenibile uno pensa subito al green, a quello che è verde, perché nell'immaginario comune il green è non emettere, non essere cattivi verso il pianeta, eccetera. Però il non essere cattivi passa anche nel benessere delle persone, perciò sostenibilità è in pari luogo, è uguale, è in pari misura, è importante anche nel modo in cui le persone crescono, si sentono valorizzate, hanno un ruolo, sentono importante quel ruolo e soprattutto si sentono importanti, sono un tassello di un percorso del fine che l'azienda poi raggiungerà. Beh, MIS è davvero un'azienda molto contemporanea perché sta già in un qualche modo esercitando le strategie ESG, quindi stiamo già in una realtà estremamente proiettata, no? Verso il futuro, e ci piacerebbe tantissimo anche con questa intervista riuscire ad essere anche un esempio, no? Per tutti gli imprenditori che vogliono intraprendere questa strada. È vero che oggi sempre di più le nuove risorse scelgono aziende con forti valori, capaci di farli crescere e di farli anche sperimentare. Sì, è verissimo, è molto vero questa cosa, non solo, ci si accorge già dei primi colloqui quando diciamo si fanno i primi approcci. Noi essendo un'azienda sempre in movimento, sempre in crescita, abbiamo sempre nuovi progetti, abbiamo molti giovani che comunque si affacciano al nostro mondo e dunque ne vediamo tanti, eccetera. Una delle prime cose che balza all'occhio soprattutto nelle nuove generazioni, parlo della Z Gen, la prima domanda che fanno non sono riguardo al salario piuttosto che la monetizzazione di quello che sarà il loro lavoro, ma parlano veramente di temi di sostenibilità in modo diverso. È sempre più presente e soprattutto si vede la differenza tipo 3, 4, 5 anni fa, diciamo pre-Covid, queste erano domande che sì, lasciavano un po' il tempo che trovavano, non le sentivi molto, mentre invece adesso proprio si siedono e partono in una prima fase di colloquio chiedendo dove l'azienda è sostenibile, dove l'azienda, come si muove l'azienda, ma soprattutto chiedono sostenibilità ma negli anni, in futuro, cioè i progetti, certo. Cioè si sentono già dai primi colloqui, chiedono comunque che visione può avere l'azienda e loro dentro l'azienda nel loro futuro. Quindi
questo punto la certificazione Best People First può anche aiutare, no? Sì, aiuta tantissimo, perché comunque, come ho detto prima, la certificazione è la nostra coppa, ma fondamentalmente è stata fatta, ma fatta e vissuta soprattutto da tutte le persone all'interno del nostro staff. Qual è l'età media di Miss? È bassa, non me la ricordo, ma è bassa. Noi siamo a poco più di 30 anni, adesso non mi ricordo se è 33, 34, devo sinceramente chiedere, anche perché cambia tutti i giorni. È il bello della nostra azienda, che cambia tutti i giorni, ma è sempre più a ribasso. Certo. Complimenti. Grazie. Complimenti davvero. Se noi oggi fossimo davanti a 100 imprenditori, cosa consiglieresti loro rispetto a quanto raccontato oggi? Questa è la domanda più difficile, perché poi ognuno la sua storia la deve scrivere. E cioè, sicuramente io l'unica cosa che consiglio è sicuramente la visione, la missione che ha un imprenditore sono importantissimi, però sono un non nulla se vengono sempre ragionate, come ho detto prima, a inizio intervista, col numero uno. Cioè, l'importante è che si contornino di persone che vivano questo progetto, che abbiano la stessa visione e soprattutto ce l'abbiano in modo sostenibile, perché in questo nuovo mondo a quale noi ci affacciamo c'è bisogno di sostenibilità in tutti i sensi e soprattutto di tanta concertazione, condivisione, perché comunque se non c'è un team non c'è un obiettivo, ma soprattutto non c'è azienda e soprattutto non c'è sostenibilità. Grazie infinite Paolo, è stata una bellissima intervista e come membro attivo del nostro Be The First, che è la nostra community, ci vediamo nei nostri fantastici 3 appuntamenti di questo meraviglioso 2023 per condividere insieme ad altri imprenditori visionari come te la bellezza di essere Be The First. Grazie. Ti aspettiamo. Ci vediamo alle prossime. Grazie. Arrivederci a tutti.